Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi filmerò un full day of eating, quindi farò vedere cosa mangio durante la mia giornata, di cosa è composta la mia dieta. Quindi iniziamo subito con la colazione, che sarà il primo passo della giornata. Colazione molto semplice, ho fatto un pancake composto con 300 grammi di albume e 80 grammi di farina d'avena, e come integrazione ho un multivitaminico, vitamina C e l'omega 3. Quindi questo è il primo passo della giornata e niente. Primo passo della giornata. Tra l'altro, per renderlo un pochino più gustoso, potete metterci vari topping. Io in questo caso ci ho messo del burro d'arachidi, che ce l'ho comunque nella dieta, e poi questo, diciamo, flap al Ferrero Rocher, molto buono, e dà un pochino più di gusto, altrimenti è molto plain. Con questo tipo di topping potete aiutarvi a migliorare un pochino il gusto della colazione, però tenendola sempre fit. Ok, adesso siamo al secondo pasto, che è fondamentalmente uno spuntino. Sono delle proteine gusto nocciola e fatte tipo a budino, nel senso che metto due scoop, un pochino d'acqua, mescolo e viene una cremina abbastanza densa, viene veramente ottima, e poi una mela. Quindi questo è il mio spuntino. Attualmente mi sto basando su 6 pasti al giorno. C'è chi fa così mangiando ogni 2-3 ore, c'è chi preferisce fare il digiuno intermittente facendo meno pasti però con molta più densità calorica, e quindi c'è sempre questo, diciamo, dibattito. Quello che consiglio io è che alla fine, o meglio, quello su cui è veramente importante focalizzarsi è le calorie assunte a fine giornata, perché sono quelle che poi determinano il deficit calorico se si vuole perdere peso, il surplus calorico se invece si vuole mettere su massa muscolare, oppure il mantenimento se invece si vuole, diciamo, rimanere in quel range. Quindi la cosa importante è quella, e diciamo che da questo punto di vista una persona può anche andare un pochino a preferenza. Tra l'altro ragazzi, sono appena arrivato a casa e mi è arrivata una bellissima sorpresa, che adesso vi faccio vedere in 3, 2, 1. Abbiamo il pacco di My Protein. Abbiamo il pacco di My Protein, quindi adesso ci sarà un bellissimo unboxing e vi faccio vedere quello che ho preso, che mi è appena arrivato, insomma. Ok, andiamo a vedere cosa ho preso. Allora, in realtà non ho preso tanta roba, perché bene o male tutto quello che mi serviva l'ho preso già con l'ordine di prima, però quello che avevo finito era il pre-workout, l'ho preso alla Sour Gummy, quindi sono curioso di vedere come sarà. Ho preso questo paccone di proteine The Whey, sono quasi 2 kg, le ho prese al Peccato al Cioccolato, sono curioso di vedere com'è il cioccolato qua. E ho preso l'abbigliamento di My Protein. Infatti, se vedete questo video questa settimana, oltre al 40% di sconto su My Protein che potete di cui potete usufruire utilizzando il mio codice sconto LORI10, se acquistate un capo di abbigliamento avete un ulteriore 5% di sconto gratuito sull'ordine. Quindi tanta roba. Adesso mi provo anche questa, perché sono molto curioso di vedere com'è. Tra l'altro il packaging molto molto bello. E tornando al nostro full day of eating, adesso abbiamo il pranzo, che consiste in, so che sembra un po' la pappa del cane, però in 80 grammi di pasta integrale, 200 grammi di carne di manzo, quindi hamburger di manzo, e 10 grammi di olio, e in più vitamina C. Quindi questo sarà il pranzo, adesso mangio, poi dovrò andare con un mio amico a fare una commissione, ci alleneremo e basta, e poi continueremo dopo e vi farò vedere quali sono gli altri passi che compongono la mia giornata tipo. Bene raga, adesso c'è il tempo dell'allenamento, lì dietro il protokingo si cambia. E oggi abbiamo dorso e tricipiti entrambi, ho già preso il pre-workout, quindi dopo vi faccio vedere quello che è il post. Comunque pre-workout molto basic, aminoacidi, glutammina e il pre-workout, quello di My Protein, che è quello che vi ho fatto vedere nell'unboxing. Quindi anche il sapore superato, molto molto buono. Dorso e ci vediamo dopo che vi faccio vedere il resto dei pasti. Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata di full day of eating. Spero che comunque vi sia piaciuto il video. Non ho filmato l'ultimo pasto, che è stato un pasto con tonno, 10 grammi di olio e delle proteine. Diciamo che ho unito due pasti in uno perché si è fatto tardi, era già mezzanotte e mezza. E quindi quello che volevo fare è andare con voi a capire più o meno quante calorie ho assunto in questa giornata. Quindi andando passo per passo, io ho già una dieta con alimenti e quantità prestabilite, quindi non ho, diciamo, dei macronutrienti e vado a scegliere io quali alimenti e come tra virgolette fittare i macros, però mi avvalgo di MyFitnessPal per capire un pochino più facilmente appunto le calorie di questa giornata tipo. Quindi abbiamo iniziato la mattina con 80 grammi di avena sotto come farina, quindi 0,8 grammi, e 300 grammi di albume. Quindi andiamo a segnare tutto quanto, albume d'uovo, 300 grammi, e in più un cucchiaino di burro d'arachidi, quindi vado a calcolare più o meno, facciamo una ventina di grammi di burro d'arachidi. Quindi colazione siamo a 450 calorie con esattamente, vediamo qua se mi dice i macros, no, non mi dice i macros, vabbè. Come spuntino invece è molto semplice, quindi ho assunto una mela e delle proteine in polvere, quindi più o meno sì. 30 grammi di proteine in polvere. Per pranzo invece ho assunto, sì, del riso basmati, 80 grammi di riso basmati, no anzi scusate, di pasta integrale, mi sono ricordato male, di pasta integrale con 200 grammi di macinato, che ho preso sotto forma di hamburger, quindi carne di manzo fondamentalmente. Quindi andiamo a mettere 200 grammi. Come snack invece ho fatto fondamentalmente il quinto pasto, quindi quello che ho fatto come ultimo la sera, quindi come quarto pasto ho fatto subito la cena perché ho tardato con l'allenamento, e quindi ho fatto subito quello, che è consistita in sempre 80 grammi di riso basmati e invece di 200 grammi di petto di pollo, sempre con 10 grammi di olio d'oliva e un pochino di zucchine come verdure, mentre appunto per cena il tonno naturale con 10 grammi di olio, tonno naturale con sempre 10 grammi di olio e appunto un altro misurino di proteine, quindi più o meno 30 grammi di proteine. Perfetto, quindi siamo a un totale di 2100 calorie, 246 grammi di proteine, 177 grammi di carboidrati e 42 grammi di grassi. Non ho segnato l'olio, quindi facciamo una sessantina di grammi di grassi. Quindi questa è la mia giornata tipo per quanto riguarda la ciclizzazione che sto facendo, nel senso che
Le proteine e i grassi rimangono sempre invariati, mentre per quanto riguarda i carboidrati parto col primo giorno a 300 grammi, col secondo giorno a 80x3 240 grammi e col terzo giorno a 150 grammi. I carboidrati li assumo sempre a colazione, pranzo, cena, il primo giorno con più alti 100-100-100, poi 80-80-80 e poi 50-50-50 e riparto così. Allora, per quanto riguarda in generale quella che era la carb cycling, mi sto trovando davvero molto bene, perché mi permette di, in questo caso, perdere peso, perché mi sto pulendo davvero tanto, però mantenendo il metabolismo molto attivo, quindi anche durante gli allenamenti mi vedo comunque pieno, mi vedo bello in pan. Per quanto stia vedendo che sta andando via quel grasso e quell'acqua in eccesso, comunque sto mantenendo molta massa muscolare, quindi la carb cycling in questo è davvero ottima e in generale con la dieta mi sto trovando bene. Diciamo che ho provato sia l'approccio più flessibile, quindi avendo soltanto i macronutrienti e decidendo un pochino io i pasti come gestirmeli, sia questo approccio con un nuovo preparatore che è Giuseppe Romano, di invece una cosa molto più impostata con alimenti e quantità già predefinite. Mi trovo meglio con la seconda, sinceramente, soprattutto adesso in cui sono in un focus molto di atleta, in un focus in cui voglio costruire per poter gareggiare, penso che ti dia un'impostazione molto più serrata e quindi ti aiuti molto di più a stare in linea con tutto quanto. Quindi per me, io mi trovo meglio così, cioè invece chi si trova meglio con i macronutrienti e perché ti dà un pochino più di libertà, insomma io al momento mi sto trovando molto meglio con una cosa più preimpostata. Quindi oggi vi ho portato un pochino in tutto quello che era la mia giornata tipo per quanto riguarda l'alimentazione, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato anche qualche spunto e volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e che se siete interessati per quanto riguarda quello che è il mio servizio di coaching online o qualche consiglio in merito ad allenamento e alimentazione, scrivetelo o nei commenti oppure potete seguirmi anche su Instagram, Lorenzo Sambri, o andare direttamente sul mio sito web che vi metto qua col link in descrizione. Quindi per qualsiasi cosa contattatemi pure, io sono a disposizione per rispondervi. Vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!